dentro sono tutti amici, yeah. Ma ti fottono la bici, huh. Chiamo questa tipa bici, yeah. Yeah. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo mio nuovo episodio. Bentornati sulla mia fottutissima pagina di YouTube e Instagram. Se sei nuovo di questo canale, ti consiglio di iscriverti. Perché? Perché puntualmente, non regolarmente, puntualmente, quando meno te l'aspetti, io pubblico un nuovo, entusiasmante, figo tutorial episodio della terza stagione di Clay Hairdresser. Comunque, tornando a noi, in questo episodio vado a terminare il taglio che ho iniziato nell'episodio precedente a questo. Se non l'hai visto, dacci un'occhiata, mi raccomando, lascia un bel like anche, che ne pensi. Quello che abbiamo fatto nell'episodio precedente è molto, diciamo, sinteticamente internal graduation. Ho spiegato le differenze tra internal e external. Quello che faccio in questo momento non è altro che una continuazione della graduazione creata nella zona inferiore a questa. Come ben si vede, insomma, quello che caratterizza un internal graduation non è altro che il mantenere sempre la stessa proiezione della porzione di capelli che stiamo tagliando e diciamo dando continuità al pannello di taglio, al pannello di lavoro che iniziamo nella parte inferiore e quindi portandolo a termine in quella superiore. Ragazzi, date un'occhiata all'episodio precedente a questo perché, ripeto, riuscite a capire un po' meglio un po' tutto il processo di questo taglio. Se fai un pezzo che lo schifo anche tua madre giura, non farne altri fra scusa. Fake. Non ti allontanare, non so dove colpire. Calcolo le mosse fra magnitudo, le scosse le avverti solo se forse qua mi stanno a sentire. Meno palle di una puttana, parla in faccia su, cala tu le storie. Una volta fatto tutta la zona di sinistra, sino ad arrivare all'attaccatura, posso passare anche a quella di destra, partendo sempre dalla zona centrale posteriore. E poi da lì continuerò mantenendo sempre la stessa posizione del corpo. Il sezionamento. Prima abbiamo visto il sezionamento, non è altro che un pivot point, sezionamento a raggiera, prendendo come punto di riferimento il vertice, ecco, del triangolo della ciuffo. Quindi da lì farò partire tutta una serie di separazioni in diagonale a creare una raggiera. Devi essere capace per un BD e Kendra, bra! Sai dove casa viene suona, oh, viene al box, qui non piove e tuona. Se non piove e tuona, qua non piove e tuona. Parli troppo male della zona, si può in strada tu finisci male. Ti beviamo tipo whisky e soda, ti calpestiamo a passi da gigante. Merda sotto scarpa, decogliamo dalla no strapianura sul colle tipo Monte Fuji. Sei lì, fame amico, morti e fuggi tu là. Juve qua non giochi rubi, se fai un pezzo falso tagliato e cuci. Se fai un pezzo che lo schifo anche tua madre giura, non farne altri fra scusa. Fake. Una volta tagliato tutta la zona di graduazione e aver terminato quella, posso andare a creare il mio ciuffo. Non è altro che una scalatura questa, solo che anziché farla esattamente orizzontale proiettandola verso l'alto, che è quello che un po', insomma, un po' tutti noi facciamo di solito, posso semplicemente inclinare leggermente la mia sezione di capelli, la inclino leggermente verso destra per avere un effetto di asimmetria con una parte un po' più lunga nella zona opposta, quindi a sinistra, e taglio leggermente in diagonale, cioè non proprio in orizzontale ma leggermente in diagonale, in modo tale da creare questo effetto asimmetrico. Infatti dopo il cross check si vede benissimo che il lato sinistro è leggermente più lungo rispetto al lato destro. Però ragazzi, questo è voluto, perché se ci fate caso la capigliatura, lo styling, l'acconciatura, insomma chiamatela un po' come volete, di Kevin McAllister presenta
da un ciuffo che è leggermente un po' più lungo sulla sinistra. Sai dove casa viene suona, oh, viene al box, qui non piove e tuona, se non piove e tuona, qua non piove e tuona. Parli troppo male della zona, si può in strada tu finisci male. Ti beviamo tipo whisky e soda, ti calpestiamo a passi da gigante. Merda sotto scarpa, decolliamo dalla nostra pianura sul colle tipo Monte Fuji. Sei lì, fame amico, mordi e fuggi tu là. Juve qua non giochi rubi, se fai un pezzo falso tagliato e cuci. Se fai un pezzo che lo schifo anche tua madre giù. Ovviamente io poi ora sto andando a rifinire un po' il perimetro in slide cut, insomma, se vogliamo definirlo così. Perché? Perché effettivamente era un po' troppo lungo. La simmetria ci deve essere, ma non deve essere neanche poi, insomma, troppo esagerato. L'asciugatura non ho fatto altro che asciugarla con una pad, cercando di appiattire un po' la capigliatura. E poi sono andato a creare un po' di texture, eliminando un po' flip hair, quelle puntine, quei capelli che vanno un po' fuori, un po' incontrollabili. E poi non ho fatto altro che alleggerire anche la zona superiore con una parallel cut. Un po' di polvere, un po' di styling e il risultato è questo. Io spero tanto che vi sia piaciuto, abbiate un po' di pazienza perché in questo periodo insomma ci sono un po' di intoppi e quindi probabilmente nella pubblicazione troverete un po' dei ritardi. Ci vediamo però sempre su questo canale, perché non lo lascio, mi raccomando. Attivate la campanellina, perché la campanellina vi dà la possibilità di avere una notifica sulla pubblicazione. Visto che non abbiamo un giorno in questo momento, non abbiamo un giorno specifico per la pubblicazione, vi consiglio di attivare la campanellina per rimanere aggiornati. Vi mando un grosso abbraccio, ci vediamo al prossimo episode di Clay Hairdresser. See you soon guys, bye. La zona, si può in strada tu finisci male. Ti beviamo tipo whisky e soda, ti calpestiamo a passi da gigante. Merda sotto scarpa, decolliamo dalla nostra pianura sul colle tipo Monte Fuji. Sei lì, fame amico, mordi e fuggi tu là. Juve qua non giochi rubi, se fai un pezzo falso tagliato e cuci. Se fai un pezzo che lo schifo anche tua madre giura, non farne altri fra scusa, fake.